Nuggets, benvenuti in questo nuovo episodio. Quest'oggi andremo ad affrontare tutti i boss, perché dobbiamo concludere questo gioco al 100%. Quindi iniziamo subito con Disco Becco. E se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace. Sconfiggi tutti i pulcini viola prima che scappino. Colpisci il boss con i pulcini splendenti senza mancare e vinci la battaglia senza subire alcun tipo di danno. Queste sono le gemme dello splendore e le missioni che dovremo completare per concludere il gioco al 100%. Quindi, let's go! Eccoci qua! Dobbiamo riaffrontarlo. Che bello. Disco Becco. Chi siete? Come avete fatto a oltrepassare la porta oscura? Di nuovo le stesse identiche cose. Vogliamo riscrivere tutte le storie insieme alla somma uva spina. Quindi se avete qui se siete qui per fermarci, guarda, allora vi punirò con il potere dello scurore della somma uva spina. Ok, dobbiamo stare molto attenti. Quindi i dialoghi non cambiano. Peccato. Perfetto. Let's go. Quindi non dobbiamo mancare niente. Sconfiggi tutti i pulcini viola prima che scappino. Colpisci il boss con i pulcini splendenti senza mancare. Ah, è dura. Allora, mi conviene, mi sa, aspettare che si faccia un giro. Perfetto. E risplendi. Risplendi, Disco Becco. Ok. Fatta la prima fase. Non dobbiamo subire neanche un danno. Ok, mi ricordo che devo stare qui. Ok, devo fare mente locale. Poi così, perché lei fa appunto la piroetta. Perfetto, ottimo. Adesso è sotto sopra, quindi non devo subire nessun danno, abbiamo detto. E mi sa che mi conviene fare così e poi così. Ok, perfetto. E risplendi. Risplendi, risplendi e risplendi. Let's go. Seconda fase fatta, conclusa. Adesso manca la terza fase, che già non mi ricordo più com'è. Ok. Più brutta. Ah, giusto. Giusto, giusto. Dobbiamo sempre fare così, in modo tale che non mi colpisca. Giusto. Perfetto. Quindi, oh no. Ok, perfetto. Va bene così. Va bene così. Basta che devo colpire tutti i nemici. Vai, rifai la tua mossa. Perfetto. Ok, ok, ok. Rivieni, per favore. Let's go. Perfetto. E risplendi. Risplendi. E risplendi. Let's go. L'abbiamo conclusa al 100%, perché non abbiamo fatto sparire nessun pulcino. Non l'abbiamo mai mancata. E abbiamo fatto tutto senza subire nessun danno. 1, 2 e 3. Perfetto. Ah, mamma mia, che strano. Continuiamo. Possiamo affrontarla quante volte ci pare, quindi possiamo fare anche più di un tentativo. Inoltre voglio vedere subito se abbiamo sbloccato già qualcosa. No, ma posso mettermi questo. Quindi let's go. Sì, voglio utilizzare letteralmente tutto del gioco. Oh.
andiamo da Serpiflash. Oh no, Serpiflash. Ah. Allora, la questione mi sembra molto dura con lui. Vediamo un po' quali sono le missioni da fare. Non far tornare indietro nel tempo, ottieni 8 frammenti di splendore, vinci la battaglia senza subire alcun danno. Let's go. Ok, eccoci. Ho visto i frammenti, sono 8 che dobbiamo prenderne. Quindi Serpiflash fa andare indietro il tempo, ottimo. Ecco qual era il suo potere, perché durante il let's play non lo avevo capito. Meno male che ci stanno queste sfide. Ora, potrei andare lì sopra, però faccio così. Quindi, ok, perfetto. Vai, vai, ok. Attenzione, attenzione. Vai, let's go. Abbiamo preso 2 frammenti per ora. Ah, risplendi Serpiflash, risplendi. Piccolo consiglio, potete tenere premuto B. Ok, possiamo andare al secondo piano. È molto difficile per ora Serpiflash, confermo che è il mio preferito. Non bisogna mai subire danno neanche, quindi bisogna baitare queste trappole, i muri finti. Oh. Ok, l'ho baitata. Ora aspettiamo un attimino. Quando lui ritorna di là, ora io posso andare. Perfetto, non ho attivato neanche per un singolo momento. Ok, ho capito quando andare. Appena passa di qua. Ok, perfetto. Andiamo. Ora, qui il buco si trova in mezzo, in questo intervallo qua. Ok, perfetto. E let's go. Vai, ce l'ho fatta. E risplendi Serpiflash. Ora abbiamo per ora 4 frammenti, vuol dire che ci stanno altri 2 piani. Questo mi preoccupa parecchio, devo essere sincero. Ma soprattutto la cosa che mi preoccupa di più è come faccio a baitare sempre e non far mai tornare indietro il tempo. Bisogna aspettare probabilmente. Ok, il problema è che ora non c'ho la copertura. Vai, perfetto. Ora mi interessa più che altro qua. Ho capito un attimo il meccanismo. C'ha dei tempi molto stretti Serpiflash, devo essere sincero. Vai, let's go, ce l'ho fatta. Ho preso il 5° frammento, se non il 6°. Ora devo baitare quella trappola. Il problema è che io non lo so come fare. Devo buttarmi, cioè non c'è niente da fare. Ok, ce l'ho fatta. Ora lui resta lì per un bel po' di tempo, quindi vado, vado. Let's go. Ce l'ho fatta più o meno. No, ho attivato il coso. L'ho attivato o no? Non lo so. Io vado avanti. Let's go. Vai, non lo so se ce l'ho fatta per bene. In tal caso lo rifarò. Però vai. Però non sono mai andato in... Era l'ultima fase tra le altre cose. Quindi mi sono perso dei frammenti. Non fa... Oh. Devo rifarlo. 3 4. Cinque. Sei. Vai. E 7. Ce l'ho fatta. In teoria non l'ho mai attivato.
Let's go. Dai, ti prego, dimmi che non l'ho mai attivato. Stavo quasi per attivarlo, però. Ce l'ho fatta. Non ho mai attivato. E non ho mai preso danno. Wow. Ok, due volte... un coso ho fatto. Va bene. Allora, adesso c'è il gatto. Oh no. Lui. Lumicio. Il mio preferito. Ah. Vinci senza prendere alcun... Sconfiggi Lumicio usando solo tre topi. Non farti colpire dalle zampe o dalla coda del gatto. E vinci senza subire danno. Complicato. Let's go. Allora, Topo, grazie per la tua collaborazione. Un attimo, vieni qua. Ok, intanto va bene anche se fai questa mossa. Ok. Ora io mi metto qua. Devo sconfiggerlo solamente con tre topi, Ora. Mamma mia, ce l'ho fatta. Let's go. Lumicio, lo stregatto sarebbe molto orgoglioso di te perché siete parenti sicuro. Ok, poi. Che bello. Che poi lui sarebbe una cinepresa, tipo. Ok. Va bene. Me lo metto in mezzo. Super giù. Uno e due. Perfetto. Tre. Sto un attimo fermo qui. Me lo faccio mandare dopo. Vai. Perfetto. Non devo far schiacciare la bomba. Vai, perfetto. Sto qua. Perfetto, ce l'ho fatta a non farmi beccare. E let's go. Vai, seconda fase completata. Ora manca solamente la terza fase, che è un po' più complicata, diciamo. Ora, il topo da dove viene? Destra o sinistra? Qui. Ok. Ora. Vai. Perfetto. Perfetto. Ora. Vieni qua, per favore. Perfetto. Ora vado di qua. Mannaggia a me. Vai. Vieni, 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 vieni. Perfetto. Perfetto. Ora, in teoria... Ok. Vai. Perfetto. Ora è l'ultima. Ti prego. Ora, let's go. L'abbiamo sconfitto. Mamma mia, Lumicio. Mi hai fatto sudare sette camicie e fatto venire tre infarti. Ma ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo concluso alla grande. Mi manca una. La devo rifare. Allora, in realtà è non farti toccare né dalla zampa né dalla coda. L'abbiamo conclusa. Non ci siamo mai fatti toccare. Ci è voluto più di un topo, ma va bene. Pazienza. Ah, siamo a 9. Ora, Ruggifaro. Che bello. Sconfiggi Ruggifaro usando solo le sfere a strisce. Colpendolo massimo 9 sfere e vinci la battaglia senza subire danno. In teoria non ho mai subito danno con Ruggifaro. È il momento di sconfiggere Ruggifaro. Ok. Allora, soltanto le sfere a strisce, ovvero queste, dove c'è una striscia in mezzo. Quindi, let's go. Vai. E con 9 sfere. Quindi vai. Ora. Ce la farò? No.
Ok. Sì. Ora. Perfetto, questa è a striscia, quindi ottimo. Let's go. Vai. Allora, a meno che proprio non devo prendere in considerazione le sfere non a strisce. In tal caso è leggermente più difficile. Però let's go. Ok, a striscia. A striscia. Vediamo se questa sarà striscia o meno. No, questa mi sa che è Kamehameha ora. Il che è molto più difficile. Poi non mi ricordo se va sopra o sotto. No, questa no. Vai. A striscia. Perfetto. E let's go. Vai. 1, 2 e 3. Sto facendo soltanto quelle a strisce per il momento. E non subire danno, ma va bene così. Siamo alla terza fase, il che è un po' più difficile. Presumo. Vai, perfetto. Ora. Ok. Quindi l'ho colpito già una volta. Vediamo dove va il ruggifaro normale. Ok. Ora devo capire se... Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Ho fatto soltanto quelle a strisce. Non ho subito danno, quindi let's go. Abbiamo completato? Erano 9 le sfere? Mo lo vedremo. 1, 2. Colpendo massimo 9 sfere, quindi abbiamo fatto più di 9 sfere. Devo rifarlo. E ce l'abbiamo fatta, perfetto. Ottimo, siamo a 12. E ora questo è l'ultimo piano, se non mi ricordo male. Quindi è ora di affrontare definitivamente Uva Spina. È giunto il momento di affrontare una volta per tutte Uva Spina e concludere qui il gioco. Non eliminare nessun ballerino. Urca. Sconfiggi Uva Spina senza subire alcun danno. Urca. E sconfiggi grande Uva Spina senza subire alcun danno. Let's go. È arrivata la resa dei conti, Uva Spina, per te. Allora, non devo colpire nessun suo alleato, non devo neanche subire nessun tipo di danno. Quindi sarà molto difficile non eliminare nessuno dei suoi alleati. Soprattutto perché si mettono in mezzo, dico bene. Quindi, grazie. Ok. Allora, si può fare, perché si può fare, solamente che la battaglia sarà più lunga, dico bene? Quindi, vai, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, 16 colpi più o meno nell'ultima fase. Ok, seconda fase inizia adesso. Ci saranno i treni, gli aerei e tutto quanto. La 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 la, non devo farmi beccare. Ok, si gira. E ora. Vai. Perché non posso fare il coso? Adesso il treno arriva. Quindi devo essere molto bravo a schivarlo ora. Ok. Vai. Let's go. Ti prego, non. Con gli alleati. Io li odio, gli alleati di Uva Spina. Ok, devo stare molto attento a non farmi prendere mai dalle scatole. Ok, ma quando arrivano le cose?
i fuochi d'artificio, gli aerei. Ok. Come il treno, mi devo abbassare al momento giusto e posso poi riprendere. Vai. Perfetto, seconda fase fatta. Terza fase, quella più difficile. Non devo eliminare i ballerini. 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 Ok. Buono. Ok. Ok. Non devo prendere danno. Ok, buono. Ok. Devo stare buono, calmo. Buono e calmo. Buono e calmo. Ok. 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 Oh. Cosa? Ah, no, ho sbagliato. Ok. Devo andare da dietro. Vero? Ok, fatto. Ok. Perfetto. Ok. Devo stare attento a non eliminarne nessuno, perché poi girano questi cosi. Ah. Ok. Devo stare calmo. Ok. No, buono. Ok. 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 Mamma mia. Poi. Ok. Buono. Giù. Giù. Su. Ok. Ok. Fatto. Non li ho eliminati. Quindi let's go. Andiamo. Sconfiggiamola una volta per tutte. Uno. Due. E 3. Mamma mia, la prima fase ce l'abbiamo fatta. Ora, seconda fase. Let's go. Vai. Vai, Kamehameha. Super Kamehameha. Un'onda di energia si sprigionerà. Ok. Dobbiamo rompergli quella maschera bruttissima. Mamma mia. Prima fase fatta. Prima fase fatta. Prima fase fatta. Quindi let's go. Continuiamo a stare giù, perché tanto non ci dovrebbe colpire. Quindi let's go. Buco nero. Faccio così. Ah, volevi fregarmi, ma non ce l'hai fatta, uva spina. Io sono più furbo di te. Anzi, più furba di te. Quindi let's go, perché stiamo parlando a nome di Peach noi, eh. Ricordiamo. Ok. Seconda fase fatta. Ok. Let's go. Dobbiamo stare attenti soltanto quando fai i raggi, per l'appunto. Ah, ce l'ho fatta a schivarli, quindi ottimo. Vai. 1 2 3. Vai. Ok. Vai, perfetto. Ok, sto tipo qua non mi dovrebbe prendere poi in mezzo. Vai. Vai. Ti prego, l'ultima è.
Vero, sì, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo sconfitta senza subire danni, senza eliminare nessun tipo di ballerino brutto antipatico. E ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Quindi let's go, vai. Vai, 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 vai. Vai, sto premendo B come se non ci fosse un domani, Vai, Rosalinda. Volevo dire Peach. Mi confonde moltissimo questo vestito. Molto probabilmente hanno un legame di parentela. Comunque, Peach e Rosalinda. Pure questa scena identica a Spark of Hope con Rosalinda. Quindi ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, mi sento molto sollevato. Senza alcun dubbio. Ed eccola qui, l'ultima. Che bello. Ok, abbiamo fatto tutto quanto. Hai raccolto tutte le gemme di splendore. Congratulazioni. Grazie. Un colpo al cuore, ciò. Pare che al negozio ci sia un vestito speciale. Andiamo a vedere, Peach. Subitissimo. Prendiamo l'ascensore, ovviamente. Ed eccolo qui. Fra poco completeremo il 100% questo gioco. Vestito speciale, per favore. Grazie. Peach. 1000. Ok, va bene. Si chiama proprio... Sì, lo voglio indossare subito. Vestito speciale. Wow, che fantasia. Perfetto. Fiocco speciale. Ok, dovete avere 2000 per forza. Per ragioni di cose. Ah, finalmente abbiamo concluso tutto quanto. E ora è giunto il momento che con le nostre ultime 16 gemme, 15 gemme, prendiamo la statua di Stella al piano terra. E abbiamo completato così il gioco al 100%. Non ci dà niente? Vediamo lui che ci dice. Bravissima! Finalmente ho una foto di ogni singolo spettacolo. Sei un'attrice davvero portentuosa. Vediamo a questo punto tutto quanto. L'album. Eccola. Mamma mia, bellissimo. Non c'è nient'altro da dire. Abbiamo tutte le foto che sono spettacolari. Vediamo il camerino, d'altronde. Ok, bello pure il vestito segreto. Ma il vestito speciale è tutt'altra roba. Se noi andiamo in collezioni, non abbiamo nessun filmato, né scena, né niente. Abbiamo completato ogni singolo piano al 100%. Pure i sotterranei, compreso il boss. Detto ciò, abbiamo finito finalmente al 100% Princess Peach Showtime. Noi ci vediamo al prossimo Let's Play. Pronti? Let's go!